Al Ravenna organizza un'importante serata a scopo benefico presso il Teatro Alighieri. Protagonista Ivano Marescotti in Storie e Fatti di Romagna, preceduto da un momento di informazione sulle prospettive di sviluppo del reparto ematologico nell'ambito della nuova ausla Romagna. Il ricavato della serata sarà devoluto all'assistenza domiciliare, medica e psicologica per pazienti ematologici e oncologici della provincia di Ravenna e ricerca clinica. Anche tu puoi aiutarci. Prenota il tuo posto teatro, prenota il posto del cuore della solidarietà. Info e prenotazioni allo 0544 28 52 51. Brico Kale, fai da te, pronti per l'autunno. Carriola in acciaio zincato, prezzo Kale 19,95. Soffiatore 54,90 €. Serra parete due porte 32,95 €. Compostatore 36,95 €. Elettrosega 84,90 €. Cuccia in resina 24,95 €. E prezzo Kale, aspiracenere 24,95 €. Stufa Nissei 69 €. Stufa pellet Lori 589 €. E poi macchine da giardino, utensili manuali, illuminazione da giardino, insetticidi, serre, florovivaismo vasi, scale, garage, illuminazione, riscaldamento, stufe a pellet, stufe a legna, stufe a bioetanolo, stufe a combustibile liquido, stufe elettriche, deumidificatori ed infine pittura. Brick OK, vi aspettiamo a Forlì. Dal 1963, ristorante Dalla Dina, proprio di fronte al Porto Canale e al porto turistico di Cervia. Il calore della tipica cucina marinara cervese, i sapori genuini della cucina romagnola e la passione tramandata dalla Zdora, La Dina. Ma il menù comprende anche ricette innovative particolari con gustosi piatti che sapranno soddisfare anche i palati più esigenti e curiosi. Ed ora grande novità, la Lunardina, la nuovissima pizzeria aperta tutti i giorni dalle 18 con anche la formula aperitivo, dove potrai gustare anche pizza a base di pesce come quelle al carpaccio e frutti di mare. Lo chef consiglia pizza con trancio di tonno fresco e ricorda: utilizziamo solo prodotti biologici e gli impasti sono scelta tra il classico a base di farina di grano tenero o al kamut. Ristorante Dalla Dina e pizzeria Lunardina a Cervia. Porto turistico di Cervia, proprio all'imboccatura dello storico Porto Canale che percorre tutto il Borgo Marina, a due passi dalla storica Piazza Garibaldi. Un porto al centro della città e da pochi minuti da Milano Marittima, capace di ospitare 300 imbarcazioni fino a 22 metri, con all'interno un nuovo distributore carburante ed un cantiere nautico, Servimar, di oltre 40 anni di esperienza nel settore nautico, che consentono di gestire all'interno del porto turistico tutte le attività di manutenzione, assistenza, rimessaggio e allestimento navale, con professionalità e competenza. Il porto turistico di Cervia è attrezzato per alaggio e varo fino a 45 tonnellate, con due gru fisse e un travel fit più carrello porta imbarcazioni motorizzato di 20 tonnellate. Porto turistico di Cervia, il tuo porto in città. Il valore simbolico dell'iniziativa, già esplicitato nel titolo della manifestazione Dal passato al futuro, si traduce nel percorso storico della mobilità in uno dei momenti ciclici di svolta della tecnologia automobilistica, orientata al miglioramento delle prestazioni nel rispetto della sicurezza, dell'ambiente e della salute delle persone. Siamo partiti con questo progetto partendo dalla passione che ci anima per il mondo delle auto storiche, quindi creando questo raduno dell'Adriatico che parte da Forlì attraverso una passeggiata sulle colline romagnole e porta tutti gli ospiti qui a Cervia. Ospiti del porto turistico di Cervia, lo slogan di questo nuovo progetto è proprio Dal passato al futuro, quindi partiamo dalle vetture vecchie scoppiettanti per arrivare alle nuove generazioni, vetture con alimentazione alternativa, in particolare elettrica. Tesla sicuramente la vettura più rappresentativa, oggi ci ha seguito, è con noi oggi uno dei partner più importanti, perché mobilità, ma mobilità sostenibile, dobbiamo vivere tutti in questo mondo che tanto amiamo e sicuramente l'attenzione verso l'ecocompatibilità è la prima che dobbiamo avere. Sono ben 45, dovevano essere 80 circa i partenti, purtroppo il tempo non è stato troppo clemente con noi, quindi ci ha costretto, tanti amici possessori di barchette ovviamente non possono presentarsi con una temperatura e un Giove pluvio che emana a tutto andare pioggia. Di fianco c'è appunto il futuro, quindi la Tesla, vettura elettrica, vettura, ripeto, estremamente rappresentativa del futuro, quindi siamo tutti qua insieme.
e a questo aggiungo anche il connubio, a me particolarmente piacevole, del mondo dell'automobile e del mondo della nautica. Credo sia un po' la prima volta che si sposa in questo nostro Adriatico. Automobile Club di Forlì Cesena ha gestito questo meraviglioso percorso di ben 82 km, problema lungo il percorso, oltre ovviamente alla pioggia, le auto storiche tutte a posto, non hanno mollato. Tutte dalla prima all'ultima, nonostante appunto le intemperie, sono arrivate tutte. Abbiamo fatto questa lunga passeggiata tra le colline forlivesi, salendo da Castrocaro per scendere a Predappio, arrivare a Meldola, dove ci hanno ospitato in piazza Meldola, ci ha ricevuto l'amministrazione di Meldola, anche lei molto attenta e sensibile per il problema del green, del verde, come dicevamo, per arrivare poi lungo l'Adriatica all'Happy Valley, cartodromo Happy Valley, dove si sono cimentati in una pseudo prova di abilità, regolarità, non certo velocità, per arrivare poi attraverso il lungomare di Cervia nel porto turistico Servima. E mi permetto di aggiungere anche che avevamo chiaramente organizzato una reception diversa con un allestimento diverso ed era stato organizzato e previsto anche una sorta di passeggiata turistica nei moli per mostrare agli appassionati di auto le belle barche, imbarcazioni a vela motore che ospita il porto di Cervia. Molti partecipanti da Bologna, alcuni amici sono venuti dalla Toscana e dal Veneto, nonostante, ripeti, il tempo che oggi veramente fosse inclemente, quindi veramente tanti. Siamo ospiti in questo momento del cantiere della Servimar, abbiamo improvvisato all'ultimo momento perché veramente le condizioni atmosferiche all'esterno erano improponibili. Ho visto tra i personaggi anche l'ispettore della Polizia Municipale di Forlì, Andrea, il vice comandante Andrea Gualtieri, che appunto anche lui so che ha avviato assieme a voi un importante progetto già da anni dedicato alla sicurezza stradale, che adesso aggiunge appunto il discorso delle nuove tecnologie applicate alla motorizzazione. Assolutamente, Andrea è un grandissimo amico, abbiamo iniziato un percorso tanti anni fa quando facevamo anche organizzazioni più impegnative, Legacy Rally eccetera, dove insieme avevamo addirittura uno slogan all'epoca che era Polizia Municipale Forlì Automobile Club insieme per la sicurezza, e faceva sempre Andrea la funzione di apripista, quindi il primo passaggio, il primo controllo per la sicurezza. Con domenica 10 settembre, dunque, l'ACI di Forlì Cesena ha inaugurato il nuovo progetto di mobilità sostenibile, che da quest'anno sarà rivolto non più solo all'importante tema della sicurezza stradale, ma anche alla massima diffusione delle nuove tecnologie applicate alla motorizzazione a salvaguardia dell'ambiente. Con ACI abbiamo collaborato già da tanti anni. Oggi sono contento di essere qui con gli amici perché si è ritornati a fare un'iniziativa che è di auto storiche, quindi legate all'automobilismo, però sempre ricordando la sicurezza stradale. Oggi è stata fatta una passeggiata anche con il tempo che è stato sfavorevole, poi è stata fatta una prova di abilità all'interno di un circuito, quindi massima sicurezza. Con l'ACI è un rapporto che dura da anni e voglio sempre ricordare quello che e annualmente si fa anche col progetto IES di educazione stradale, dove noi e ACI, che sono gli attori principali unitamente ad altri partner, formiamo nelle scuole per tutto l'anno scolastico circa un migliaio di ragazzini delle scuole del Forlivese, e anche nel 2018 stiamo già lavorando per riproporre questo progetto unitamente ad ACI, noi, la Polizia Municipale, e a tutti gli altri partner che sono nel territorio della città di Forlì. Oggi qua ovviamente ci sono persone adulte, ci sono giovani che si avvicinano anche allo sport dell'auto, però noi partiamo dai bambini delle scuole, quindi proprio dall'educazione stradale, sia a livello formativo in aula con la collaborazione del provveditorato delle scuole, ma poi anche un'educazione su strada, quindi con dei percorsi in sicurezza fatti con le biciclettine. E quest'anno si è conclusa la manifestazione dell'anno scolastico con questo grande evento, anche in occasione del Giro d'Italia ciclistico, dove abbiamo interessato 1000 bambini, sono stati omaggiati di caschetti e con un percorso cittadino nella massima sicurezza, proprio
per focalizzare la sicurezza stradale. Polizia municipale c'è, ci vuole essere, perché sin proprio dalle scuole elementari poi vogliamo anche essere presenti, e se le forze le avremo, ritornare a fare quello che abbiamo fatto anni fa, che era i corsi di guida sicura, dove siamo riusciti anche lì con un grande gioco di squadra a formare circa 1200 ragazzi delle scuole superiori, e di portarle sia in aula ma anche all'interno dell'abitacolo, con dei piloti professionisti a fianco che gli davano le giuste indicazioni di guida. Un evento durante il quale le auto storiche hanno sfilato insieme alle innovative auto elettriche di I Feel Green, Green Energy Clean Mobility, il progetto rivolto alla mobilità elettrica e all'energia verde promosso da Energia Corrente. Questo che facciamo oggi è l'inizio di un progetto che ha una valenza culturale importante, perché a mio avviso, come avviso dell'Automobile Club Fuori Cesena, probabilmente stiamo vivendo uno di quei momenti storici fondamentali in cui c'è un cambiamento epocale. Forse lo stiamo vivendo anche in maniera inconsapevole, ma probabilmente stiamo cambiando il modo di muoverci, non più con i motori tradizionali che conosciamo noi, andiamo sempre più verso l'elettrico. E questo progetto che si apre oggi con questo raduno, che vuole unire il passato al futuro, infatti ci sono auto storiche, ma c'è la Tesla a testimonianza delle auto elettriche, proseguirà poi nel corso anche dell'anno prossimo con interventi mirati nelle scuole, perché è chiaro che una mobilità elettrica apre scenari di educazione stradale, di sicurezza stradale, che ancora non abbiamo neanche immaginato e sicuramente non affrontato per adesso. Quindi ci muoviamo anche da questo punto di vista. Questa è la punta di diamante della mobilità elettrica in questo momento, è una macchina completamente elettrica, con un'autonomia di circa 400 km, ci sono vari modelli, questa in particolare è un'autonomia di 400 km, una macchina divertentissima come tutte le macchine elettriche, questa in particolare è paragonabile come accelerazioni a una Ferrari, ha un'accelerazione di 4 secondi da 0 a 100 e ha una serie di gadget elettronici che la rendono in questo momento lo stato dell'arte delle auto elettriche. Questa è la rivoluzione che noi anche come azienda stiamo seguendo con particolare attenzione, perché la mobilità elettrica cambierà completamente il nostro modo di intendere gli spostamenti, e probabilmente non riusciamo neanche a immaginare di come sarà questo cambiamento, perché ci sono tutta una serie di problematiche che diventeranno soluzioni nel prossimo futuro, quali quello delle ricariche, dell'autonomia e quant'altro. Noi come azienda crediamo che in un concetto di sostenibilità allargato, che non parta soltanto dall'energia da fonti rinnovabili, ma anche che si esprima attraverso una mobilità pulita, e quindi stiamo seguendo con particolare attenzione anche il settore della mobilità elettrica. Questa in questo momento è sicuramente la punta di diamante, probabilmente è qualcosa per pochi, non per molti, perché è una macchina che supera i 100.000 euro di costo, però in un futuro, come tutte le cose che nascono nel momento in cui non ci sono concorrenti, poi in futuro la concorrenza garantirà anche la competitività del prodotto e avremo delle macchine sicuramente accessibili a tanti. Siamo molto contenti, ovviamente prima giornata di pioggia dell'estate, non ci possiamo sicuramente lamentare. Gli organizzatori sono stati bravissimi, perché sono i cantieri Servimar che comunque mettono a disposizione non solo il porto turistico ma anche la loro area produttiva, pur di portare avanti e contribuire al turismo di questa città, e noi li ringraziamo molto per tutto l'impegno. Il porto turistico è stato sicuramente rilanciato tantissimo nell'ultimo anno, abbiamo avuto una numerosa adesione di nuove imbarcazioni, mi dicono i gestori che c'è molto interesse, entusiasmo da parte dei diportisti, e questo per noi ovviamente non può essere altro che un elemento di pregio e che aggiunge valore alla nostra città. Ci siamo impegnati su questa avventura soprattutto nei confronti della città, perché questo porto doveva essere rilanciato, era andato praticamente troppo sottoterra, quindi siamo riusciti a rilanciarlo, è stato un anno molto importante. Abbiamo avuto molta soddisfazione, molte barche si sono fermate nella nostra località in transito, abbiamo avuto molta soddisfazione perché, ripeto, era da rilanciare e da dare a Cervia
un giusto porto che da anni praticamente non c'era. Questo sarà l'anno del mio punto della svolta, nel senso che, per quel che riguarda l'amministrazione che ha fatto tanto per il Borgo Marina, per quel che riguarda tutto l'assetto, diciamo così, del piano del traffico e soprattutto degli arredi che ha iniziato a stralcio ovviamente, però continuerà. Quindi per me il centro storico, il porto, la piazza e le saline diventerà un tutt'uno. Per me sarà il punto strategico, in effetti già i risultati, sia della manifestazione di ieri, per quel che riguarda il sale, credo che sarà sempre in crescita. Ripeto, in una località turistica il porto per me ha una funzione primaria. Credo che con il nostro sforzo, con lo sforzo dell'amministrazione, con lo sforzo di tutti gli utenti, riusciremo a portarlo ai vertici. E Laci, perché siete anche green, come città vi ha scelto come apripista di questo raduno dell'Adriatico, che vede proprio il green come protagonista? Esattamente, è vero. Noi, cioè, questa scommessa noi l'avevamo un po' improntata con Gabriele Focacci, già da febbraio mi ha lanciato l'idea e io l'ho accolta. Evidentemente se era una giornata di sole era meglio, però nonostante tutto, come dicevate prima, siamo riusciti comunque a livello organizzativo a trasformare una giornata di vento, di pioggia, impossibile, diciamo così, anche sotto l'aspetto organizzativo, a portarli dentro un cantiere e dar da mangiare a tutte le persone che hanno fatto questa bellissima. Da bravi romagnoli ci si organizza e da bravi romagnoli e non ci si adatta, perché questo è il bello dello stare assieme e questo voleva essere anche un raduno. Esattamente. Quindi questo penso che sarà la prima di una lunga storia, speriamo di rimanere alla guida di questa gestione, perché abbiamo tante idee da sviluppare e penso che se rimaniamo qui ancora un paio di anni riusciremo a fare delle gran belle cose. Grazie veramente di cuore a tutti quanti, a chi ha sfidato il tempo, e grazie al cantiere, grazie al porto turistico, grazie all'amministrazione di Cervia, grazie a tutti i ragazzi che hanno lavorato sotto l'acqua, e l'appuntamento è per un 2018 caldo e assolato.